Buongiorno, mi chiamo Claudia Pavan e sono qui per presentarvi il mio libro in uscita, L'etica della sopravvivenza, per Argento Vivo Edizioni. La mia storia comincia nel 1943, dopo l'8 settembre, con Pietro, militare italiano che si è rifiutato di combattere con i nazisti. È inginocchiato nel fango, con una pistola puntata alla tempia, e nonostante la situazione tragica, continua a risentire in testa con molto fastidio le parole di suo padre anarchico. Meglio liberi e morti di fame che schiavi o schiavisti. A questo punto la storia si sposta nell'autunno 1919, quando lui era solo un bambino e assisteva alla lotta della sua umile famiglia per migliorare le proprie condizioni di vita durante il biennio rosso. Tra i ricordi d'infanzia e il terribile presente si dipanano le trame del mio romanzo. È un romanzo storico, ma solo perché non si svolge ai giorni nostri. Le passioni, le paure, i desideri sono gli stessi. Il periodo è pieno di fermenti. È appena finita una guerra spietata e un'epidemia di spagnola, ma è anche un momento di forti innovazioni. L'elettricità, le automobili, la ferrovia. E circolano nuovi ideali che iniziano a far pensare, anche alle persone umili, di poter avere una vita migliore, di poter contare qualcosa. A 100 anni di distanza è cambiato tutto? Sicuramente molte cose sono diverse. Tuttavia, mentre scrivevo, ero assalita da analogie e penso che anche il lettore ne troverà parecchie. Una piccola curiosità. Cade il centenario quest'anno di due degli eventi storici evocati nel libro. La tenuta della città di Parma dagli attacchi delle squadre fasciste ad agosto 1922 e la strage di Torino a dicembre dello stesso anno. Vi auguro una piacevole, interessante e divertente lettura.